Il Teramo regola il Red 3-0, partita mai in discussione col Diavolo che passa in vantaggio nel primo tempo e nel secondo mette al sicuro il risultato salendo a quota 37 punti in classifica. Tenino conferma le indicazioni della vigilia con Arrigoni in mezzo al campo e la coppia Cristini-Soprano al centro della difesa rende in clamorosa emergenza. In attacco c'è Colima, Rigoli ha a disposizione solamente 18 giocatori e schiera un 4-5-1 che vede Godano unico riferimento avanzato con Vito Francesco inedito Frangiflutti davanti alla difesa. La prima parte soporifera è squarciata però dalla rete del vantaggio di casa. Bombaggi al sedicesimo dalla bandierina mette al centro un pallone velenoso che Cancellotti ribadisce sotto misura con una girata che si insacca all'incrocio dei pali. Terzo gol in stagione per l'esterno destro biancorosso, l'1-0 stappa la partita. Al 19esimo Ilari a potersi sistemare il pallone sul sinistro e sparare la posizione defilata verso Savelloni, sfera potente ma alta. Il Teramo sembra in controllo della partita ma al 31esimo Nossa si ritrova da solo dalle parti di Tomei sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma si divora la rete del pareggio. Ancora Ilari al 34esimo sfrutta la corta respinta dello stesso Nossa, altra conclusione che manca di poco il bersaglio grosso. La formazione calabrese sul finale di tempo torna a farsi vedere con Collocolo che assistito da Giannotti prende l'ascensore e di testa colpisce la parte alta della traversa. In apertura di ripresa clamorosa l'occasione che capita ancora di Ilari, liberato dalla sponda di Magnaghi, Savelloni in uscita bassa chiude la conclusione del centrocampista. Malasse si ripropone al 58esimo, azione tutta verticale, il fraseggio è di altissimo profilo, Ilari trova il corridoio per Magnaghi, colpo sotto del centravanti, il raddoppio del Teramo, sesta rete in campionato per il centravanti di casa, Diavolo sulle ali dell'entusiasmo che sfiora il Tris con Bombaggi, il cui sinistro centrale è parato da Savelloni. Tris che però arriva a stretto giro, anche qui, grazie ad una combinazione tutta in verticale. Costa Ferreira per la testa di Santoro, sponda che libera ancora Magnaghi, destro mortifero, pallone in fondo al sacco. E gara in cassaforte per l'11 di Tedino. Il rende al tappeto e si rivede solo al 77esimo con il piazzato alto calciato da Giannotti da buona posizione. Tedino dopo aver inserito Birligia e Mungo conclude le sostituzioni con Minelli, Biero e Florio per Bombaggi, Santoro e Tentardini in un finale in cui il Diavolo amministra l'ampio vantaggio senza soffrire nulla e tornando al successo, il quarto in 5 gare nel 2020. Ora la controprova in trasferta a Viterbo, lontano da casa dove spesso sono arrivate meno soddisfazioni di quanto ci si potesse aspettare.